Per incanto siamo a quota 44. Siamo a quota 44 veramente con una grandissima soddisfazione, una risposta eccezionale nonostante il carnevale quest'anno diciamo cade abbastanza presto, però ecco sia le scuole che le parrocchie, le associazioni, i gruppi privati hanno risposto numerosi e partecipativi al massimo con un entusiasmo che accompagna da sempre il Carnevale Coratino. Cos'ha di diverso il coriandolo del Carnevale Coratino, Presidente? Beh, ha di diverso la, diciamo, ecco, la caratteristica è proprio quella del divertimento, dell'aggregazione, di fare gruppo e di divertirsi con sano e puro spirito, nel rispetto di tutti. Questo è il senso del Carnevale Coratino e forse il successo, un grande esempio anche di civiltà. Gli sforzi della Proloco ripagano questo spettacolo? Beh, sicuramente gli sforzi sono notevolissimi, non nego che ci sono delle difficoltà. Chiaramente il contributo sia dell'amministrazione e sia delle aziende che sostengono fa sì che si possa realizzare il Carnevale Coratino, però si può fare ancora meglio e tutti hanno detto nel corso del tempo, tutti coloro che si sono avvicendati ecco, nel tessere le fila della cultura coratina come amministrazione hanno dichiarato che sul carnevale bisogna insistere, però ecco, verba volant scritta malent ad maior appunto. Cosa rappresenta l'allegria al Carnevale Coratino? È un momento di liberazione perché abbiamo tutti i nostri problemi, ma sono tre giorni di libertà, nel senso però libertà controllata. Ci divertiamo. Le scuole, i privati, insomma, si fa di tutto per uscirne fuori con tanta allegria. Sì, e quindi le scuole coinvolgono anche i ragazzi perché è un momento anche di socialità, di socializzazione, di stare insieme, di condividere un momento di allegria, ma soprattutto anche di sviluppare dei pensieri. Online.